Perché qui oggi? Per manifestare con la mia presenza il totale supporto a tutti i lavoratori che da oggi, a causa del decreto del governo Draghi, perdono il lavoro e ogni mezzo di sostentamento in barba ai diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione. Guardi, io ho lasciato il partito proprio perché non condividevo l'appoggio al governo Draghi, soprattutto su questi temi, su queste posizioni così gravemente discriminatorie e liberticide. Se oggi c'è finalmente una presa di consapevolezza e un'inversione di rotta con la volontà di fermare questa deriva antidemocratica, ben venga. Io sono sempre felice di poter applaudire chi fa delle scelte in favore dell'interesse del Paese, e non dimentichiamo che oggi l'interesse del Paese passa anche attraverso l'interesse economico, la sopravvivenza di tantissime piccole e medie imprese e la tenuta sociale del nostro Paese, del nostro sistema, che a fronte di migliaia, centinaia di migliaia di persone che perdono il lavoro e i mezzi per vivere, è a gravissimo rischio. Quindi io mi auguro che ci sia veramente un ripensamento globale a livello politico e di governo sulla impossibilità, oltre che inopportunità, di continuare su questa strada, unici in Europa, e non voler prendere atto del fatto che non esiste più neanche l'ombra di un fondamento scientifico per continuare in questa direzione. Ma nel caso ci sarebbe anche un ripensamento da parte sua, ritornerebbe nella Lega? No, assolutamente, io sono felicemente indipendente e francamente penso di avere bisogno della mia indipendenza per poter liberamente dire e fare ciò che ritengo giusto fare, perché è un momento storico molto difficile, molto delicato, e essere indipendente mi ha consentito di poter scegliere in totale autonomia e indipendenza sia cosa voto al Parlamento europeo, ma anche cosa dico e quali iniziative intraprendo, e intendo restare così ancora per un bel po'.